sono sicuro che sarà un evento perché la città si presta, la gente è appassionata qua a Trieste di pallanuoto, lo dimostrano tutte le partite di campionato che noi abbiamo sempre pieno la tribuna, e quindi un evento così importante da poter organizzare in casa in un weekend, certo è molto lavoro da fare, però ovviamente siamo sicuri che sarà un evento importantissimo e apprezzato da tutti. Indipendentemente dal risultato che le orchette, le ragazze della pallanuoto di Enrico Summer conseguiranno, l'organizzazione dell'Eurocup per Trieste è una prova che poteva dirsi superata già da quando gli organizzatori hanno visto la piscina Bruno Bianchi e, perché no, la stessa città. A nome di European Aquatics vorrei sottolineare l'importante aiuto che abbiamo ottenuto a livello organizzativo sia dalla squadra triestina sia dalla federazione italiana. Sono sicuro che vedremo un grande spettacolo. In questa città meravigliosa avete un ottimo impianto e le quattro squadre sono davvero eccellenti. Dunque, l'organizzazione del torneo, un compito che così è riassunto ancora da Meizen. Siamo stati contattati relativamente anche con breve tempo dalla Federazione Acquatica, l'Aquatics, European Aquatics, che ci ha concesso l'organizzazione di questo evento, del quale ne andiamo molto fieri, perché la nostra squadra è il primo anno che partecipa all'Eurocup, e quindi riuscire a partecipare a una finale, arrivarci e riuscire a organizzare una finale in casa per noi è motivo di vanto. Dobbiamo ringraziare, non dimentichiamo, la Federazione Italiana Nuoto, che ci ha dato molto un grosso contributo a livello organizzativo, perché ci ha concesso l'impianto dove ovviamente noi anche come società siamo ospiti, però ovviamente non ha perso un minuto ovviamente per darci tutto l'appoggio per organizzare questa finale.